Una lettera che suona come un appello è quella inviata sul finire del 2018 alla giunta Pizzi e al presidente della provincia del Vicio Lincio dalla Proloco di Vania, una missiva che arriva a poche settimane dalla decisione del Consiglio Comunale di Domodossola di non avallare la richiesta di iscrizione della Proloco di Vania all'albo regionale. In quell'occasione il governo domese, decisione contestata dalle opposizioni consiliari, non ravvisò l'opportunità di avere due Proloco sul territorio comunale, Domodossola e Vania appunto, decisione che però i promotori ora contestano. Il territorio di Vania raggruppa frazioni sparse, le pendici del Moncucco. Vania ha una forte peculiarità rurale, da cui l'idea di promuovere un'associazione per lo sviluppo del suo territorio, si legge nella lettera. Anche perché la decisione dell'esecutivo Pizzi sul piano pratico si tramuta per la Provania nell'impossibilità di partecipare ai bandi regionali per l'assegnazione di contributi. Dalla sua costituzione l'associazione risulta invece essere regolarmente tesserata per l'UMPLI provinciale. È una lettera dettagliata, quella in cui la Proloco di Vania ripercorre quanto fatto nei mesi dalla sua costituzione ad oggi. Il documento che mira a convincere il comune di Domodossola a rivedere la sua posizione porta la firma del presidente Alessandro Prina. Spiega: siamo convinti che la presenza di due Proloco all'interno di uno stesso comune non possa essere virtuosa nel favorire sotto ogni punto di vista la massima valorizzazione del nostro amato territorio attraverso un lavoro sinergico e collaborativo.